vino, scancella la tristezza, va a bailar la fancy dance. Con un crescendo rossiniano, siamo a mercoledì. Comunque la risposta era sì, era la domanda, alla domanda che gli faceva Mauro, che andiamo a ecco qua, subito, attimo, subito. No, mo l'hai detto, già spoilerato l'ospite. Dai, ecco qua, Mauro Cianti, ospite questa sera. T'ho bruciato, l'hai spoilerato tu. Salutiamo Mauro. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, grazie dell'invito. Grazie sempre a te. Un piacere, sempre un piacere sentirci, come si dice, una volta l'anno, hai capito? L'altra volta era in pandemia, questa volta è in guerra. Esatto. Cioè, perché tu pensavi, tu CEO di Don De Fuller, pensavi il peggio l'abbiamo visto, no? Cioè, ormai ce l'abbiamo alle spalle. Invece che ci poteva essere poi abbiamo peggio. Il nemico alle spalle, altro che la pandemia. Manco di fronte, no, alle spalle. Vabbè. Ma non è che portai sfiga o voi o io? Questo potrebbe pure essere, però visto il periodo qua portiamo sfiga tutti qua, cioè è tutta una sfiga complessiva, cioè va a capire chi è il primo che la porta sta sfiga, chi è l'untore della sfiga. Non lo sapremo mai, o forse facendoci fare le carte o col mio oroscopo, forse ci riusciremo. Te lo sei riscritto, all'uopo, dai, Allora, torniamo nei binari classici. Esatto, intanto facciamo questa veloce presentazione della giornata di oggi, 9 marzo 2022, mercoledì, 68esimo giorno dell'anno, fin qua è tutto fa, è tutto liscio. Allora, la chiesa ricorda Francesca Romana e Caterina da Bologna, l'una al primo quarto, proverbio, tutti i fiumi vanno al mare. Ah, questo è il proverbio. Nati oggi nel 23, Iacovitti. Ah. Ricordi i bei fumetti, e Mauro, i fumetti Iacovitti con i salami, le bombe, è stato un... Guarda che Mauro mica sembra giovane perché sta nel settore della moda, è uno sport, però... un diversamente giovane. Nel 34, quindi oggi, nasceva Yuri Gagarin, primo uomo ad andare nello spazio, poi dice non si può ricordare, i russi non li puoi non citare. E nel 73, oggi, compleanno di Matteo Salvini. Ah, è andato a festeggiare in Polonia Matteo Salvini, se ne appia un po' di torte in faccia in peggio, Polonia. Uno peggio dell'altro. Allora, il provvedimento del governo, caro Mauro, è quello, diciamo, in caso di tre scenari, siamo pronti. Tre scenari di che? Una guerra nucleare. Maiamo, quindi ha detto che per chi ha meno di 40 anni, le donne in stato interessante, in gravidanza, eccetera, ci daranno lo iodio. Ci daranno perché tu sei una donna in gravidanza. No, io sono ex giovane. Vabbè, a te non dispetta. No, anche a quelli che hanno oltre molto sale iodato. Quindi io non so adesso come prendere questa notizia, no? Cioè, ci cominciamo a preparare al peggio. No, non ci prepariamo a niente. Al peggio? Sentiamo Mauro che è tornato al lavoro a produrre ricchezza per questo paese. Oppure no? No, in realtà queste notizie a me fanno tanta paura, io vi dico la verità, perché poi se ne comincia a parlare un po' per gioco, un po' per burla, però alla fine ne cominciano a parlare già questa cosa a me mi... Non nascondo che mi fa molta paura, perché soprattutto oggi leggevo anche un'altra notizia della Cina, non so se l'avete vista, che condannava, mentre finora è stata un po', come dire, borderline, no? Ora invece forse ha preso una posizione e condannava la NATO e gli Stati Uniti, sì, per quello che sta succedendo in Ucraina. Quindi diciamo anche a livello di geopolitica mondiale si cominciano forse a vedere le grandi manovre, no? Mm-hmm. E questa cosa onestamente mi preoccupa molto, perché
A parte usciamo tutti da questo periodo della pandemia, no? Abbiamo fatto quel collegamento durante la pandemia dove stavamo affrontando una nuova normalità che non conoscevamo, nella testa, nella coda, e in qualche modo, no? Ne siamo usciti fuori, gestendola giorno per giorno, gestendo anche un po' le paure, le tensioni. Me ne siamo usciti fuori, soprattutto io parlo, dico, noi imprenditori che comunque abbiamo dovuto affrontare un periodo molto difficile, no? Ora, al di là del settore, la moda, il food, la ristorazione, il turismo, cioè sono tutti settori che hanno davvero molto sofferto. Però poi un imprenditore, diciamo, buono, con le spalle Larghe. un po' larghe, in qualche modo riesce a venirne fuori. Noi ne siamo venuti fuori, ad esempio, come tante altre piccole aziende, stringendo un po' i denti, stringendo un po' la cinghia, ne siamo usciti egregiamente da questo pantano. E ora, secondo me, il livello del gioco è andato ad un livello proprio superiore, che è anche difficile gestirlo, perché è un conto se te gestisci la pandemia, sai che c'hai purtroppo dei costi e forse non ci avrai dei ricavi, cerchi di gestirti un po' appunto le risorse, la casa al meglio, ma ora con la guerra le cose davvero, cioè, si rimettono tutte in gioco. E ad esempio io vi parlo della nostra esperienza, della nostra azienda, e noi abbiamo diversi clienti in Russia. La Russia è un mercato importante, e abbiamo finito di produrre la merce per la primavera-estate, e quindi era pronta per le spedizioni proprio in Russia. È arrivata la guerra, le spedizioni non sono partite, quindi sono rimaste qui in Italia, ma soprattutto si è creato il paradosso incredibile in cui i clienti lì vorrebbero la merce, perché giustamente hanno bisogno della merce. E noi da qui non possiamo spedirla, un po' per le sanzioni. Io all'inizio avevo sentito che la moda e il lusso restava fuori da queste sanzioni, ma in realtà non No. ne resta fuori, ma per un semplice motivo non ne resta fuori. Perché in realtà gli hanno bloccato chiaramente tutti i pagamenti, È sia con gli chiaro. SWIFT e sia anche con le carte di credito. Quindi la situazione drammatica qual è? Che le nostre produzioni, come me tante altre aziende, no, di moda, che poi comunque la Russia per le aziende di moda italiana è comunque un mercato di sbocco interessantissimo, e hanno prodotto, hanno speso, hanno comprato la materia prima, hanno pagato gli stipendi, i trasporti, eccetera, e ora hanno la merce ferma che non partirà mai e che non ce la potranno mai pagare. Però Mauro, peggio sarebbe stato se fosse partita la merce, E non perché sarebbe... quei soldi penso non li avresti visti mai. Scusa, non ti ho sentito, puoi No, ripetere? dico peggio ancora sarebbe stato se tu avessi spedito il giorno prima, non l'ultimo giorno utile, la merce, perché i soldi, il pagamento non l'avresti visto mai. Cioè, per noi avere la merce venduta, ordinata, venduta, prodotta, tenerla in magazzino per noi È è quasi uguale. una perdita, perché Sì. poi nella moda, soprattutto nella moda, succede che dopo, quando passa la stagione, cioè certo che non vai a vendere un paio di Bermuda, soprattutto in Russia, magari a dicembre. Quindi c'è un problema, un forte problema della stagionalità, che purtroppo è un problema serio. Quindi sostanzialmente, almeno nel nostro settore della moda, questo è un problema. Poi è chiaro che se uno fa termosifoni, non li vende quest'anno, li vende l'anno prossimo e ce li ha in magazzino. Per noi non è così, cioè per la moda purtroppo non è così, perché appunto è soggetta a quelle che sono le stagionalità. Scusa Mauro, Quindi... c'ho una curiosità, cioè tu dici abbiamo clienti in Russia, ma i tuoi clienti in Russia fanno parte delle multinazionali che hanno chiuso o sono clienti proprio, diciamo, russi che avevano... No, sono negozi russi che vendono la moda italiana e che comprano molto volentieri tutta la moda italiana, e quindi sono negozi di abbigliamento russi che vendono i nostri prodotti, come i miei, così come tanti altri prodotti italiani. Quindi Capito. siamo in questo paradosso, cioè un paradosso purtroppo che c'è caduto dall'alto, perché qui stiamo parlando che in una situazione di libero mercato
c'è un cliente che ha comprato un prodotto e lo vuole, c'è un fornitore che gliel'ha prodotto e glielo vuole mandare, però purtroppo è tutto bloccato e quindi lui non ci può pagare, noi non possiamo spedire. Insomma, vi assicuro che è un gran casotto, oltre ad essere, insomma, anche a livello di conto economico, sicuramente ci saranno delle perdite sicure su questi, su queste tematiche. E la cosa mi preoccupa molto se si dovesse allargare questo conflitto, perché ora, diciamo, il conflitto è noi Russia, però se comincia a entrarci la Cina di mezzo, come, vi ripeto, oggi ha dichiarato, la cosa diventa un casotto. Quindi diciamo che tu prima dicevi delle bombe nucleari un po' ridendo, io non ci riderei troppo, però forse il nucleare veramente sarebbe l'ultimo capitolo della tragedia, perché a quel punto, cioè, a quel punto avremmo, come dire, affrontato tutte le difficoltà che ci sono da qui al nucleare. Sì, però... Allora, il piano del governo riguarda ha fatto tre step, cioè le emissioni nucleari di una centrale nucleare esatto, cioè fino a 200 km di distanza dall'Italia, oltre i 200, esatto, oppure... Non parla di una guerra nucleare, no, parla delle emissioni da Chernobyl, eventualmente da Chernobyl e così via, perché le centraline hanno smesso di inviare il segnale da Chernobyl, però pare che sia una scelta dei russi proprio per non far arrivare le informazioni. Sì, certo, è chiaro che è una guerra. Senti, Mauro, scusa, quindi... voglio dire una cosa a proposito. Sì. Io onestamente mi fanno più paura le centrali nucleari in mano a un pazzo come Putin che le armi nucleari, perché potenzialmente lui potrebbe arrivare a quasi allo stesso effetto bombardando con dei missili le centrali e non usando le bombe nucleari. Cioè, comunque l'effetto delle radiazioni, voi immaginate Chernobyl, che ora è schermato, così ho capito, da una coltre importante di cemento. Immagina se lui rompesse quella coltre di cemento, lì tutte le radiazioni in qualche modo che sono state ingabbiate ormai per 30 anni si sprigionerebbero. Quindi insomma, la situazione è complicata sia da un punto di vista appunto della situazione geopolitica mondiale, ma è complicata anche per questi prezzi che stanno... Ecco, appunto, io proprio questo ti volevo dire. Adesso con la crisi energetica, di fatto la crisi energetica l'abbiamo vista tutti con le bollette del gas, con quelle dell'elettricità, con i rifornimenti al distributore di carburante, e quei rifornimenti sono l'elemento portante per chi trasporta merci. Adesso gli autotrasportatori probabilmente fermeranno i tir prima di fallire, quindi questo sarà un ulteriore aggravio di costi per tutta la catena produttiva italiana. Ma non solo, Alessandro, perché è chiaro che quello è il primo step, no, del trasporto. Poi tutte le materie prime, infatti c'è il vero problema, parte dalle materie prime, quindi, perché poi le materie prime sono trasportate coi tir con la benzina, quindi aumenta la benzina, aumentano le materie prime, ma non è tanto l'aumento di materie prime, è l'aumento dell'energia. Che veramente, ci siete? Sì, ragazzi, ci siete? Mi sentite? Sì, cioè, ogni tanto vai al rallentatore, però ci siamo, sì. E quindi stavo dicendo, il vero problema è proprio, sì, le materie prime per produrre, ma il vero problema è l'energia, che non è solo la benzina dei tir. Noi, ad esempio, siamo un'azienda molto energivora, perché comunque spendiamo diversi soldi mensilmente per l'energia, e sicuramente questo nel mondo della moda è un problema serio, ma è un problema serio. Stamattina sentivo anche un'altra persona che lavora sull'energia, è un problema serio ad esempio anche per chi produce latte, perché mi dicevano che il latte, se portato ad alte temperature, usano moltissimo gas, e quindi questa cosa veramente rischia di bloccare, ma non i trasporti, cioè rischia di bloccare tutto il mondo produttivo. Ecco perché io ora rifletto da imprenditore e dico che sicuramente ora siamo arrivati ad un livello in cui il gioco non è più in mano a noi. E noi, come ho detto prima, con la pandemia più o meno abbiamo tirato la cinghia, abbiamo cercato di,
come si suol dire in Abruzzo, di mazza e di frusta, l'abbiamo addrizzata. Ora il problema è che il gioco è arrivato ad un livello superiore, a dei piani diversi da quelli nostri, delle leve che generalmente gestiamo, e quindi io penso che a questo punto, se non si va completamente verso la guerra, la terza guerra mondiale, sono i governi che in qualche modo devono intervenire in maniera veloce, perché, cioè, vi faccio un ragionamento economico, no? Che poi se voi pensate, cioè, l'inflazione, perché stanno aumentando così tanto le materie prime? Perché c'è l'inflazione? Cioè, l'inflazione a livello economico, e questo ce lo racconta l'economista Milton Friedman, no? Dall'Università di Chicago, che dice l'inflazione, cioè, aumenta, quindi aumentano i prezzi delle merci, dei beni e dei servizi per due motivi: o perché manca il prodotto, quindi c'è poco prodotto e tutti lo vogliono, o perché c'è tanta moneta in circolazione. Ed è il nostro il secondo caso. Il nostro è, ma anche il primo caso, perché oggi il vero problema è che comincerà a mancare il prodotto da in questo caso il gas. Si uniscono le due condizioni. Cose, quindi, sì. Cioè, a questo punto però noi come popolo, noi imprenditori, non è che possiamo fare granché. Ci vogliono quelle che si chiamano le politiche monetarie, le politiche fiscali che fanno le banche centrali, che fanno i governi, dove immettono, tolgono liquidità dalla... Aumenteranno i tassi di interesse, è chiaro. Sì, ma aumenteranno i tassi di interesse, ma secondo me non basterà. Cioè, secondo me ci vuole proprio anche un adeguamento poi dei salari, degli stipendi, perché, cioè, il vero problema, sapete dov'è? Non è tanto l'aumento del gas, perché l'aumento del gas è sproporzionato, ci può stare. Il vero problema è che il mercato non è disposto a pagare questo surplus di prezzo che c'è, dovuto a un surplus di costo della materia prima. Cioè, se a me oggi per fare un jeans spendo un euro di gas e domani spendo 2 euro, il mio prezzo del jeans deve salire, no? Da 50 euro a 60 euro. Il mercato è pronto a recepire questi 60 euro? Oggi non è pronto. Perché? Perché i salari si muovono più lentamente rispetto all'aumento di questi prezzi, quindi o c'è un adeguamento dei salari a questa nuova, però quella lì vorrebbe dire poi una politica monetaria e non una politica fiscale che andrebbe contro l'inflazione. Cioè, io vi dico, anche da economista vi dico che a questo punto il problema diventa sistemico, e va fatto un intervento sistemico globale proprio a livello europeo. Cioè, io penso che neanche più l'Italia sia in grado di... Ecco, no Mauro, scusa, il problema è quello che dici globale e poi dici Europa, ma siamo sicuri che l'Europa possa fare qualcosa a questo punto? Beh, sembra più dell'Italia. Sì, certamente. Allora, l'Europa certamente può fare, perché l'Europa comunque, cioè, oggi alla fine il bandolo della matassa dei soldi, mentre prima ce l'aveva la banca d'Italia, ora ce l'ha comunque la BCE, anche se non direttamente. È vero che usa quantitative easing per immettere denaro eccetera, però comunque il bandolo della matassa ce l'hanno loro, e in più secondo me potrebbero fare tantissimo a livello fiscale, perché tutti quanti sappiamo che la benzina costa 2 euro oggi, ieri ho visto che costava 2,30 euro addirittura, certo, ad un servizio, certo, è arrivata, sì, a 2,30 euro, no? E noi sappiamo che l'80% di costi sulla benzina sono accise. Il governo potrebbe anche dire: fermatevi tutti, siamo in crisi, tolgo le accise, sistema di sforo del rapporto debito-PIL. Quindi, insomma, potrebbe anche dire: siamo in una situazione di guerra, tolgo tutte le accise, la benzina da domani costa 30 centesimi e le aziende fatele andare a benzina invece che a gas. Cioè, ecco perché vi dico che noi, da un punto di vista imprenditoriale, faremo come al solito di più di quello che possiamo fare, però arriviamo ad un certo punto che poi ci vuole un intervento centralizzato, che si chiama Italia, che si chiama Europa, io non lo so, però comunque sicuramente, come ho detto, cioè, è innalzato il livello della complessità, capito? Però dal tuo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'imprenditore generico, non tuo Don De Fuller, ma dal punto di vista dell'imprenditore generico, una volta che ci hai rappresentato lo scenario, e cioè io dovrei aumentare il prezzo, il mercato non è pronto a recepire questo aumento di prezzo, l'imprenditore che fa? Si ferma o scommette?
Allora ti dico la verità, io sento molti anche colleghi che stanno pensando proprio di fermarsi, anche perché c'è un altro discorso legato a questi concetti. Cioè, se io vendo sotto costo, io produco solo un'erosione del mio capitale nell'azienda, cioè accumulo debiti sostanzialmente. Quindi gli imprenditori oggi si cominciano a fare delle domande, come prima mi hai parlato di camionisti che probabilmente fermeranno il camion, e il camion è la loro azienda, e così sono convinto che molti imprenditori, se nel brevissimo periodo non ci sarà una soluzione, sono convinto che molti imprenditori si fermeranno, e vi assicuro che sarà più grave della guerra, perché insomma cominciamo ad avere una società che non ha più beni, non ha più servizi. Insomma, perché a noi ci sembra tutto normale, no? Sembra addirittura peggio della pandemia, cioè lo scenario è... Abbiamo detto in apertura, è proprio ai noi, è proprio così. Quindi gli scenari sicuramente non sono confortanti, però... Mauro, si è interrotto un attimo il collegamento, intanto vabbè... Mauro, si è interrotto un attimo il collegamento, abbiamo perso qualche secondo. Dimmi. No, abbiamo perso le ultime parole che hai detto. Dicevo, stavo dicendo questo e chiudo. Io poi sono un ottimista di natura e quindi voglio sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Io credo che, vista la gravità e la complessità delle tematiche che stiamo affrontando, sono convinto che i governi a livello centralizzato faranno qualcosa, perché... Ad esempio, l'aumento della benzina non è solo in Italia. Cioè, io ho sentito dei miei amici che sono negli Stati Uniti, sono impressionati da questo salto della benzina, no? che c'è stato anche lì. Quindi io penso che il problema sia davvero globale, e siccome più di mezzo mondo è in queste situazioni, secondo me faranno qualcosa. Cioè, sono certo di questo. Faranno politiche monetarie, faranno politiche fiscali, non lo so. Ma comunque certo, gli strumenti certo, sono solo... questi. Solo i cinesi da 2 anni compravano grano, compravano beni, oro, eccetera. Cioè, vabbè. Non ci sono altri strumenti, capito? Voglio dire, la scienza economica non ha a disposizione altri strumenti per far fronte a queste cose. Cioè, in letteratura si sa che se sale l'inflazione bisogna fare delle cose, se scende l'inflazione bisogna farne altre. Per immettere denaro si fanno le politiche monetarie, per togliere denaro dalla circolazione si fanno politiche fiscali. Non è che ci sono altri strumenti, questi sono, e questi non li può fare Mauro Cianti, non li può fare la Dondo Fuller, non li potete fare voi che fate giornalisti. Cioè, va fatto a livello sistemico, questo è il concetto. Certo. Allora, intanto effettivamente anche le carte, i tarocchi non sono confortanti. Ah, ecco. Ahimè. Cioè, oggi una giornata all'insegna perché dell'ottimismo. Sulla moda è uscito l'asso di denari al contrario, ci dice la Sibilla, cioè il flusso di benessere sarà interrotto, ma questo penso addirittura che sia. Interrotto. Ahimè, è chiuso le esportazioni, che cosa vuoi fare? Ci sta poco io, da... Io, guarda che ti faccio intanto così. Beh, non a me, sarebbe da... ai tarocchi, esattamente. Al tarocchi, intanto ti faccio le corna, poi... Ma sempre. Allora, quindi Mauro, scusami, è un problema, come dire, si è sempre detto che poi no, comanda la trilaterale, governa di fatto la trilaterale, il mondo della grossa fine, della grande finanza, eccetera, o anche l'economia adesso, quindi l'alta finanza, deve fare un passo indietro e siamo nelle mani dei generali, dei ministri della difesa e via discorrendo. La borsa oggi ha detto più 5, non so se, vabbè che ha perso tantissimo nei giorni passati, però sulla base delle voci che vogliono appunto gli euro bond per gestire la crisi energetica, cioè si sta parlando di euro bond per poter gestire la crisi energetica, quindi il segnale che auspicava Mauro, comunque è arrivato. Comunque arriva, e quindi qualcosa si muove, e probabilmente, anzi anche in tempi abbastanza rapidi, perché io avrei pensato, magari pensano prima di gestire la crisi proprio dal punto di vista delle bombe e poi intervengono dal punto di vista economico, invece comunque stanno andando sul doppio binario, però non penso che siamo solo nelle maglie generali. Tu che ne pensi, Mauro? No, assolutamente. L'unica cosa che però penso è che anche diciamo, queste,
questo bazooka di sanzioni, come l'hanno chiamato, che comunque i governi centrali hanno riservato alla Russia, secondo me, diciamo, l'effetto di queste sanzioni sono difficilmente valutabili. L'effetto anche, diciamo, in casa nostra, in casa propria, è difficile valutare quali sono questi effetti. E loro l'hanno fatto perché era l'unica arma a disposizione. Ma io sono certo che purtroppo poi i governi centrali non abbiano solo fatto danno appunto alla Russia, perché, ma per due semplici motivi. Cioè, la Russia è il nostro principale fornitore di gas. È come se tu, che ne so, hai bisogno di pane e litighi col fornaio. Senti, a Quindi se vuoi il proposito. pane, in qualche modo o te lo fai il pane o col fornaio ci devi stare in ottimi rapporti. Invece noi che abbiamo detto? No, allora litigo col fornaio, dice allora facciamo una cosa. No, non compro più il pane da te, va bene, non mi compri più il pane, ma tu non mangi il pane. Cioè, ecco perché è difficilissimo anche valutarle l'effetto di queste sanzioni. Vabbè, ma se guerra è, qualche, sia pure solo a livello commerciale, qualche sacrificio purtroppo dobbiamo fare tutti. Poi sulla storia del gas, io penso che non ce lo chiuderanno mai il rubinetto, perché è l'unico modo per avere ancora soldi dall'Occidente, da parte di Si voi, è detto soldi buoni. quant'è 1,5 miliardi che si pagano alla Russia per il Appunto, gas da parte dell'Europa, no? figurati. Infatti l'obiettivo sarebbe rendersi autonomi dalla Ecco. Russia Allora, a per... proposito di questo, diciamo, è uscita questa notizia che anche la Gabanelli avrebbe detto sulla storia dei rigassificatori, eccetera, dobbiamo fare il mea culpa perché è stata negli anni passati un po', come dire, ingigantita Siamo questa... il popolo dei no tap, no Esatto, trip, no gas, no non rigassificatori. nucleare, no No eolico, vaccine, no no, carbone, no, 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 no. no, no, no. E adesso siamo nella condizione in cui stiamo. Cioè, l'Italia è il paese che certamente ha Sì, fra meno, no, l'altro. le trivelle, quindi per Esatto, non carità, dire. tutto giustissimo, però, ecco, domanda, come ci rendiamo No, tutto autonomi? giustissimo e tutto da vedere, non è poi No, così giusto. andiamo Cioè, bisognerebbe comunque contemperare gli interessi, invece evidentemente non è stato fatto. Adesso ci risvegliamo e pensiamo addirittura di riaccendere le centrali a carbone, quindi il Sì. peggio del peggio rispetto comunque a uno spettro di possibilità che ci siamo preclusi da soli. Purtroppo, ragazzi, questo è anche figlio di una politica industriale, economica industriale di lungo periodo che non c'è stata, perché alla fine noi da troppo tempo, secondo me, questa è una mia personale opinione, io non sono un politico e me ne occupo anche poco, però insomma guardo i risultati e vi dico che veramente negli ultimi almeno 10 anni siamo stati governati purtroppo da una classe dirigente proprio che non si meritava di governare una nazione come l'Italia. E questo poi le scelte di politica industriale non fatte, perché almeno fossero state fatte in qualche direzione, c'avevamo qualcosa, ma comunque le scelte di politica industriale, economica industriale non fatte, mi fanno sentire Draghi, cioè una persona della levatura di Draghi che nel 2022 che dice vabbè, riapriamo le centrali a carbone, cioè qualcosa, ragazzi, non ha funzionato e oggi purtroppo stiamo scontando gli errori del passato, non c'è niente da fare. Errori che non puoi aggiustare in 2 giorni o in 5 giorni, cioè ci vogliono Chiaro, decenni è e noi chiaro. per decenni siamo stati a pensare a mandare veramente a comandare purtroppo degli incompetenti, perché alla fine per tanto tempo ci hanno governato gli incompetenti e cioè Vabbè, io era gente che non aveva una visione, come dici tu, nessun tipo di visione, che ha governato sulla base dei sondaggi, che cosa dicono oggi i sondaggi, questo piace alla gente, allora facciamo questo, questo vuole la gente, la politica dei bonus, questo è quello che ci abbiamo avuto. Allora, il guaio è che la nostra, come dire, la forza del Made in Italy, appunto diceva Mauro, il food, il lusso, la moda, Ferrari, il turismo, eccetera, senza energia va a farsi benedire, no? Cioè, non puoi Niente, non fare niente, esatto. ma neanche ora per tornare al pane, che è la cosa più semplice, neanche il pane puoi fare senza energia. Quindi o Sì, torniamo appunto. veramente ai vecchi forni a legna, ma
insomma, ci vuole la legna, attenzione, perché prima la legna inquina pure quella, la legna bisogna e diossina pure quella, non si può raccogliere pure no legna, esatto. Aggiungiamo un no a tutti i no e va bene. Allora, va bene. Noi penso che possiamo chiudere, siamo... per questa sera, rimaniamo alla finestra, caro Mauro, ci vediamo sicuramente, ci dobbiamo incontrare in una situazione un po' meno grave. La prossima volta davvero chiamatemi per una festa, per no, una, ma carina, una alla prossima convention di Don De Fuller ci vediamo online e ci così diamo un, non so, un messaggio diverso, no? Sì, anche perché mi sono rotto di commentare le tragedie con voi. Non è colpa nostra. Dai, va commentiamo bene. Qualcosa di più faceto, dai. Bisogna, oggi, secondo bene, me, dovevi andare a sciare tipo a Courmayeur, così non ti avremmo disturbato, però... Grazie dell'invito. Oh, va bene, Mauro, senti, noi chiudiamo. Stanno a sciare magari a Courmayeur per divertirsi, vai. Chiudiamo la giornata con l'oroscopo. Non so se tu vuoi spendere altri 5 minuti con noi. L'oroscopo del giorno stesso. Ragazzi, io l'unica cosa vi devo salutare perché devo entrare in un altro meeting. Va bene. Allora, va bene. Ok. Allora, grazie di tutto. Ciao. Ci sentiamo alla prossima occasione. Va bene. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Allora, chiudiamo con questo oroscopo. A te, grazie. Sì, facciamo lo stesso l'oroscopo. Perché non ci ha voluto dire qual è il suo segno zodiacale. E beh, dopo che gli abbiamo detto quella cosa, prima la carta l'ha un po' turbato quella carta. L'ho visto un po'. C'è stata una reazione napoletana, diciamo così. Quello con una mano ha fatto le corna e con l'altra si deve vedere che cosa ha fatto. Allora, Ariete. Eccolo. Dolce far niente. Magari. Non è vero? Ma ha sbagliato come al solito. Quando mai ci piglia? La pigrizia avrà il sopravvento. In amore ti crogiolerai nelle tue fantasie e ti perderai nei sogni più intensi. Buonanotte, perché sono i sogni. Buonanotte, attenzione, perché di notte potreste soffrire di incontinenza urinaria. E che? Ma quelle sono le polluzioni notturne, non è l'incontinenza. È la gente da è incontinenza. Non ti confondere. Allora, la prostata. Toro, concedetevi qualche svago, bene il lavoro e anche i guadagni, sarete più dolci e coccolosi del solito. Oh, bravi, Gemelli, bravi Toro, ecco il gemello, vediamo che ti sei iscritto. Qualcuno sul lavoro vi succhia la ruota. Vi succhia la ruota? Io? No. E vuole trarre vantaggio dai tuoi sforzi, perché siete buoni come il pane, vi ho parlato fino adesso. Vabbè. Come allora, te lo sei scritto apposta. Amore, né rancorosi né rosiconi. Cancro, non saprete come fare per risolvere un piccolo problema e allora dovrete chiedere aiuto a una persona fidata. Apposto. Sul lavoro qualcuno ti dirà che il vostro lavoro, scusate la ripetizione, è molto importante. Potevi trovare un sinonimo. No, lavoro no, non, si, non ci sono. Le aspettative non saranno deluse. Leone, giornata di cambiamenti, basta rinvii. In amore siete in sintonia con il partner, ma non adagiatevi. Qua c'è da pandemia la guerra, tu parli sempre dell'amore. E meno male, parlo dell'amore, figuriamoci. Non c'è tempo di pensare all'amore. Vabbè, avanti, no, dai, vai avanti, veloce. Vergine, lasciatevi andare e cercate il confronto. Gioie sul dolore. No, più gioie che dolori sul lavoro, più istinto che cervello in amore. Ma va bene anche così. Va bene, perfetto. Bilancia, qualcosa ti sta sfuggendo di mano. Cerca di intervenire subito. Amore, sta per succedere qualcosa di nuovo e inaspettato. Scorpione, dovete avere più fiducia in voi stessi. Ma non i soldi, sto oroscopo, non parla mai di soldi. I soldi non servono, siamo in guerra, l'ultima cosa che serve sono certo. I soldi. Allora, Scorpione, dovete avere più fiducia in voi stessi per superare le difficoltà sul lavoro. Amore, le cose miglioreranno notevolmente grazie alla vostra sensibilità d'animo. Finito? No, mancano gli ultimi 4 segni. Sagittario... Perché tu vuoi tagliare fuori che c'hai le sanzioni, vuoi fare sanzioni al Sagittario, capito? Io sono Ariete, io sento l'Ariete, un po' stacco il cervello, non me ne frega niente. Sempre con l'anatomia. Esatto, tutto. C'è il primo della classe. Sagittario, serate piacevoli in famiglia,
Tenti sul lavoro, qualcuno vi ostacola dietro le spalle. In amore, basta fare i bambini, dimostrate maturità. Capricorno, giornata positiva. In amore, la maturità. Non c'è. Ma no, è una cosa istintiva, la maturità. Capricorno, giornata positiva. Da quanto tempo l'aspettavi? In amore dovrete essere meno farfalloni. Ma chi hai fatto la domanda? È più convincenti se parlate di matrimonio. Addirittura! Ma non si sposa più nessuno, ma è una cosa desueta, è finita. Acquario, non arrivate a facili conclusioni, le scorciatoie non servono. Se siete single... Che succede? Non sei sposato, sei single. Vabbè, approfittate della libertà. Approfittate che vado via. Dai, forza! Pesci, gli astri oggi dicono che non è amore, ma una semplice infatuazione. Dovete stare più concentrati sul lavoro. Certo. E con questo possiamo concludere, direi, la giornata. Oggi è stata triste, triste. Argomenti. È tutto intorno che c'è questo alone, questa tristezza, questa situazione così. Però noi guardiamo il bicchiere sempre mezzo pieno. Anzi, per farla meglio ancora, ce lo beviamo. No, pieno intero. Va bene, buona serata. Grazie a tutti, buonasera. Cancella la tristezza e va a bailar la felicità. Dance, boogie, president.